Io credo che dobbiamo essere soddisfatti, ripeto, dopo un anno e mezzo di pandemia vedere tantissime opere portate a termine non era scontato, ma sulla pandemia vorrei soffermarmi dicendo che per quanto ci riguarda è importante avere la coscienza che abbiamo posto in essere un'azione importante. Durante le chiusure siamo stati sempre, costantemente vicini al nostro popolo. Bilancio di metà mandato per la giunta comunale di Cortona, a esplicitare i numeri raggiunti al giro di boa dell'amministrazione del capoluogo della Val di Chiana sono gli assessori ed il sindaco Luciano Meoni. Quello che era il nostro programma in parte è stato già diciamo sviluppato, pensiamo alla montagna cortonese con la riqualificazione della pineta del Sant'Egidio, con la mappatura di 120 chilometri di percorsi nella montagna cortonese, grazie appunto anche alle guide ambientali e non solo, uno sviluppo turistico importante legato agli eventi, ma anche quelle che sono le manutenzioni, un'organizzazione davvero moderna del magazzino comunale, un'azione del territorio a partire dalla manutenzione, dal rifacimento di fossi, dalle asfaltature che abbiamo deciso di fare in maniera totalmente diversa. Noi abbiamo chiesto che i tratti di asfalto siano più omogenei rispetto al passato, evidentemente in base alle cifre a disposizione, con spessori adeguati, e questo sta accadendo. Abbiamo grandi soddisfazioni nelle varie frazioni, pensiamo a Monsigliola, a Teccognano, a Valecchie, comunque al Vallone, al rettilineo di Renaia, eccetera. Abbiamo anche posto in essere la sicurezza stradale rispetto a quello che era una necessità, la mini rotatoria a Teronto, la rotatoria in via dei Mori a Camuscia e non solo, abbiamo messo in sicurezza l'incrocio di Cignano, stiamo proseguendo, stiamo lavorando laddove ci sono criticità. Adesso ci sarà a breve la partenza della riqualificazione del mercato vecchio a Cortona, la definizione finalmente dello Spirito Santo con ingresso a sbarra chiaramente e con i posti auto ben delimitati, ma abbiamo anche il lastricato che porta alle scale mobili, perché è un percorso davvero oramai usurato che non ha più senso, e stiamo lavorando anche rispetto a quello che è l'ambiente, quindi abbiamo anche potenziato l'isola ecologica del Biricocco con grandi soddisfazioni. Come è stato visto prima, stiamo sfiorando il 60% di raccolta differenziale con tanti sacrifici, per questo ringrazio anche i miei concittadini per l'impegno profuso, e abbiamo anche un efficientamento energetico che dobbiamo guardare con attenzione, oltre 250.000 euro di investimento che si rifà al teatro, che si rifà praticamente al museo, che si rifà a varie situazioni che come dire, hanno portato una sostanza importante a questa amministrazione comunale. A mettere in risalto il lavoro svolto dall'amministrazione è stata la grande conquista della fermata ferroviaria del treno Frecciarossa alla stazione di Terontola Cortona, come precisa l'assessore ai trasporti Silvia Spensierati. Questo era un treno che transitava da Perugia fino a Arezzo sulla Lenta, e quindi studiando tutti i tempi di percorrenza, perché aveva un margine a livello di minuti tale per cui una fermata non avrebbe inciso su poi i ritardi ferroviari delle fermate successive, abbiamo portato la nostra proposta tecnica, quindi con tanto di relazione e tutta la nostra istanza, e per fortuna con tanto sacrificio e tante battaglie Trenitalia ce l'ha accordata.